Sport Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Faccio la prima domanda che probabilmente è la più semplice o forse la più difficile. Ci provo. Chi è Giovanni? Sono io, sono, come vedi, ho un negozio di dischi qui a Bari, a dicembre sono 20 anni che ho questo negozio. Sono un appassionato di musica da quando ero bambino, da quando ero piccolino. Ho sempre sognato un po' di avere questo negozio, di lavorarci in realtà nel negozio, poi non mi prendeva nessuno, l'ho aperto da solo. Lavoro qui, ripeto, da 20 anni, mi piace occuparmi di musica per passione, ho fatto radio, scrivo sul quotidiano di Bari di musica, spettacoli. Poi ho scritto un libro anche su questo negozio nel 2014, un libro un po' ironico, un libro che parla di situazioni un po' bizzarre e ironiche, la maggior parte che mi sono capitate qui dentro, non solo ironiche comunque, si chiama Bassa Fedeltà. Da lì poi ho preso un po' piacere di, diciamo, per esempio, di scrivere, che già era una cosa che forse già mi piaceva, e ho pubblicato questo nuovo libro, per cui probabilmente mi hai contattato oggi. Allora parliamo subito del nuovo, l'ultimo lavoro. Prima cosa, perché nasce l'idea di fare questo libro? Poi dopo diremo anche il titolo. Ok, dopo diciamo il titolo. Facciamo vedere adesso o dopo? Facciamo vedere il libro. Facciamo vedere che cos'è, almeno qualcuno capisce. È una mia, diciamo, biografia, una mia analisi sulla carriera di Miguel Bosé, un artista, questo libro, la casa editrice La Crack Edizioni. E perché ho scritto questo libro? Perché appunto sono appassionato, come dicevo prima, da piccolino di musica. Il mio primo, diciamo, artista che ho seguito da piccolino, avevo solo 5 anni all'epoca, è stato come Miguel Bosé. E da allora non ho mai smesso di seguirlo, perché diciamo che entrambi siamo, io crescevo sia di età che anche musicalmente, ma poi ho cambiato gusti. Prima abbiamo parlato di Iron Maiden, un po' degli Smiths, Halloween, insomma vari generi. Però è cresciuto moltissimo, soprattutto anche Miguel Bosé come artista, e ho continuato a seguirlo per quello che gli faceva, mi piaceva. Magari all'inizio, quando lo seguivo che ero un bambino, anche lui era molto giovane, faceva musica un po' più adolescenziale. Poi ha avuto un netto cambio, precisamente nel 1984, stilistico, musicale, e da lì in poi è diventato un artista molto raffinato, molto particolare, secondo me anche molto camaleontico. Il titolo Labirinto Bosé, come mai nasce questo titolo? Sì, c'è un doppio significato in realtà. Deriva principalmente da un suo album, che in Italia è uscito nel 96 e in Spagna nel 95, perché lui sai che tutti i dischi pubblica in spagnolo, poi ha fatto quasi ogni disco veniva tradotto in italiano e in inglese, ma ci fosse coda del mercato, cosa richiedeva. C'è questo disco che in Italia è arrivato nel 96, che a mio parere è probabilmente il mio disco preferito, forse uno dei suoi più importanti, più particolari, non forse tra quelli di più grande, tra virgolette, successo, perché spesso magari quelli più, no, ricercati, dischi più particolari, spesso non vengono, magari al tempo capito, oggi magari rivalutati. E per me questo disco è stato fondamentale, ed è fondamentale a mio parere per la sua carriera, e quindi ho voluto dare questo titolo. In più c'è anche un doppio significato, ovviamente, perché non è che sembrava un po' troppo banale dare solo quel titolo, che si parla di tutta la carriera di Bosé. Ma però appunto la sua carriera è talmente fitta di impegni musicali, cinematografici, ha fatto una trentina di film, teatro, TV, che è appunto un labirinto, cioè è proprio il labirinto di tutta la sua carriera, che c'è da perdersi praticamente, perché ha fatto veramente tantissime cose. Quindi ci sono, diciamo, proprio significato. Per fare questo libro hai intervistato tante persone e ognuno ti ha raccontato un po' la loro visione di Bosé, alla fine.
Sì, ho intervistato esattamente 36 suoi, diciamo, o musicisti o registi o gente che comunque ha avuto a che fare con lui, ci ha collaborato. Da Carlo Massarini, per esempio, che aveva presentato con lui Sanremo, anche se in due posti diversi, però hanno fatto Sanremo insieme nell'88. Guido Arari, un fotografo professionista conosciutissimo, Paolo Costa, Sergio Cossu, Mauro Ciambione, Carlo Marrale, questi quattro sono fatti nei Mattia Bazzal. Graziano Accini, che è il chitarrista storico di Mango, ha suonato con lui nel 1990 con Bosè. Ho intervistato Peter Emmi dei Vandal Graf Generator, un bel po' di gente che mi ha raccontato ognuno un suo aneddoto, ognuno una sua particolarità legata al lavoro che ha svolto magari in quel periodo. Maurizio Fabrizio, anche, che ha scritto Bravi Ragazzi con Guido Morra all'epoca. Sono 30 anni, Ren Canziani. Che sensazione provato? Infatti, nel raccontarti, loro ti hanno raccontato la loro visione di Bosè. Che sensazione hai avuto nell'ascoltare e poi portarlo su carta? La cosa bella è stato sentire da tutti praticamente che tutti quanti avevano avuto un rapporto molto bello con l'artista Bosè. Appunto non lo definiscono soltanto il cantante, l'artista, era anche una persona, cioè erano molto amici, cioè quando c'era, che ne so, ce ne sono diversi, mi viene da dire, con Daniele Tedeschi, batterista storico, tra l'altro anche di Vasco Rossi, con lui ha suonato dall'81 all'86 in tournée, e diceva proprio che Bosè faceva squadra, non era solo, sai, l'artista che ti porta in giro a suonare e basta, no, faceva proprio squadra, faceva come una famiglia, non solo andavano in tournée insieme, ma stavano insieme a cena, stavano insieme anche la sera per giocare, divertirsi, andavano nelle giornate di pausa a fare vacanze insieme e Bosè se li portava tutti. C'era questa specie di condivisione, no? Di stare insieme, quindi di creare una squadra. Paolo Costa, bassista conosciutissimo, pure mi ha detto questa cosa carina. Guarda, appena ho sentito che mi ha chiesto di Bosè, ho detto sì per l'intervista, perché era appunto era un ottimo ricordo di quando ho lavorato con Bosè. La maggior parte hanno lavorato in tempi anni 80, 90, a seconda dell'artista, come questo Paolo Fanfazzone. Tutti gli artisti che hanno lavorato con lui negli anni addietro, insomma. E questa cosa mi ha fatto piacere sentire questa, come posso dire, questo modo di questo rispetto, ecco, appunto, che c'era nel lavorare insieme. Tra le varie canzoni che ha scritto Bosè, a questo punto, qual è quella che in realtà poi l'hai fatta un po' più tua a questo punto, che poi alla fine è un po' tutto la rappresentazione da parte tua di Bosè? Allora, in realtà c'è, sì, una canzone, forse ce ne sono due. Una si chiama Can I, che in Italia, in inglese si chiama New Tracks in the Dust. È una canzone che gli ha scritto proprio Carlo Marrale di Mattia Bazzale. Per me è uno dei pezzi più belli della sua carriera, non è tra i più conosciuti, però. E c'è un altro proprio tratto dal Labirinto, anche questo non è proprio tra i brani più famosi della sua carriera. In Italia uscì come Se, si chiama Se. In Spagna si chiama Un día después la historia sigue igual. È un pezzo di 8 minuti che in realtà originalmente durava 17, l'hanno dovuta tagliare in fase di registrazione. E secondo me, quello è uno dei pezzi che, a parte che lo stesso Bosè disse al tempo che lo rappresentava di più. E questa canzone forse un po' la sento io più mia perché la trovo molto nelle mie corde, sia musicalmente. E anche il testo, probabilmente, uno dei pezzi storici più belli della sua carriera. Però ce ne sono tantissime, ecco. A seconda forse di come mi trovi in quel momento. Però se dovessi sceglierne uno o due, ho detto questi due qua. Intanto vogliamo ricordare dove troviamo questo libro, perché difficilmente, cioè, bisogna Sì, sapere. questo libro lo puoi trovare, si può trovare tranquillamente in tutte le librerie fisiche. Chiaramente se non c'è uno si può ordinare. Che purtroppo le librerie oggi possono avere, capisco io, avendo un negozio di libri. Non si può avere tutti i titoli che sono in catalogo, però per esempio la Feltrinelli ho visto che è abbastanza fornita o altre, comunque penso che si può ordinare, me l'ha detto, e poi distribuite, insomma, da messaggerie. Lo si può trovare su tutti i canali classici, Amazon, IBS o Ebly, quindi che sono online, quindi
è abbastanza distribuito, reperirlo non è difficile. C'è anche il blog, il sito della casa editrice, la Crack Edizioni, si può prendere anche da lì. Ci sono diversi modi per reperirlo. E facciamo rivedere la copertina? Sì. Labirinto Bosè, Crack Edizioni. La copertina è disegnata da Andy di Blue Vertigo. E vorrei ricordare anche che nel libro c'è una prefazione di Enzo Gentile, che è un giornalista e critico musicale. Blue Vertigo spesso volentieri fa le copertine. Sappiamo che si diverte molto su questa cosa. Anche un altro gruppo ha fatto la copertina di questo. È molto bravo. Quindi Andy è molto bravo. Infatti a me venne l'idea di contattarlo, cioè, non già sentito in realtà, però mi viene l'idea di chiedergli se potesse occuparsi della copertina quando ho visto un'intervista l'anno scorso che aveva fatto da Red Ronnie, e Red Ronnie aveva questi quadri fatti proprio da Andy, di Bowie, Andy, esempio. Mi piacquero molto, e dissi, però fammi chiedere, da lì una collaborazione. Allora, bene, abbiamo finito. Ci fai i saluti? Io ti ringrazio tanto per la disponibilità e saluto tutti. Se volete approfondire la carriera di Bosè, questo è il libro. E ti ringrazio per la tua disponibilità. Sport Piceno Game presenta l'intervista di Pietro.